Ci avviciniamo alle festività natalizie, come oramai tutti sappiamo si diventa anche più buoni, ci sono però tante persone che lo dicono e basta, altri invece che buoni lo diventano e lo sono veramente. Noi oggi siamo in compagnia della cantina produttori del Gavi, dove incontriamo l'amministratore delegato Orietta Alice e l'enologo Andrea Pancotti, che saluto subito, buongiorno, che per il terzo anno consecutivo hanno messo in cantiere una bellissima iniziativa solidale in favore della Fondazione Ospedalette. Allora, come mai la scelta per la Fondazione Ospedalette, di cosa si tratta? Che iniziativa è? Certo. La cantina produttori del Gavi mette a disposizione appunto 300 bottiglie dell'etichetta Primi Grappoli e l'intero ricavato andrà appunto a sostenere una delle iniziative, dei progetti della Fondazione Ospedalette. Questo perché la scelta è ricaduta proprio sull'ospedaletto infantile, proprio perché è un ospedale del nostro territorio, quindi ci fa molto piacere, ci dà onore poter sostenere un'iniziativa a favore dei bambini della nostra provincia. Ecco, Fondazione Ospedalette che quest'anno è impegnata in un altro grande progetto proprio in favore dell'ospedaletto, il progetto Nirvana, è così? Sì, noi appunto andremo a sostenere questo progetto, è molto importante perché si tratta dell'acquisto di macchinari per la riabilitazione del bambino, macchinari che sono già in possesso di eccellenze appunto nel campo ospedaliero come l'Istituto Gaslini di Genova e il Bambino Gesù di Roma, e quindi saremo davvero onorati, siamo onorati di partecipare a questa raccolta fondi che pregerà anche l'ospedaletto di Alessandria di possedere appunto questo macchinario. Certo. Allora, con l'enologo, quindi 300 bottiglie di vino, siamo a Gavi, anzi siete a Gavi, la patria del vino bianco, ma di che vino si tratta? Ma questa etichetta, il Primi Grappoli, è un vino che ovviamente è un Gavi di OCG, il vino contenuto in questa bottiglia deriva da un insieme di vigneti che sono stati selezionati fin dal 2000. Praticamente da più di 20 anni, e sono vigneti che sono principalmente tutti posizionati su terreni chiamiamoli rossi, cioè terreni derivanti composti principalmente da argilla. Bene, io vi ringrazio, allora mi raccomando, cercate questa etichetta per aiutare la Fondazione Ospedalette, ma per essere anche voi più buoni. Io ringrazio molto Orietta Alice e anche Andrea Pancotti, grazie per quello che fate. Buon Natale anche a voi. Grazie a te, grazie.